Allora, sono qua con Mac Analyzer, posso passare, come ho fatto vedere nel video precedente, direttamente al modulo CAM, non mi interessa tutti gli altri moduli, clicco qui sulla cartella di installazione, che è la cartella dove, perché non bisogna fare l'installazione di Mac Analyzer, semplicemente dezippare, nella cartella c'è già il modulo ineseguibile, clicco due volte sul modulo e mi parte la cartella. Questa volta lasciamo qui per non creare problemi, cambiamenti, però questa volta andiamo a mettere le cicloidali. Ok, dunque display graph, come al solito mi dà posizionamento, velocità, accelerazione dal cedente e massima velocità, massima accelerazione sia nel tratto ascendente che discendente. Problema come al solito è l'unità di misura. Vabbè, fa niente, andiamo a fare il draw, quello che ci interessa, soprattutto il draw displacement curve. La curva dello spostamento, come andiamo a disegnarla a questo punto, ripeto, cicloidale, cicloidale che non è altro che una curva che si crea quando è luogo di punti che si creano quando un cerchio rotola senza strisciare lungo una retta, ok? E se noi prendiamo un punto di questa circonferenza, disegna proprio una curva particolare che viene chiamata cicloidale. Naturalmente, se noi teniamo conto che dobbiamo fare una salita H, che in questo caso è 50, dovremmo mettere 2R, il raggio di questo cerchio, per pi greco, che è la circonferenza uguale a h. A questo punto l'r viene di conseguenza, il raggio è h, nel nostro caso 50, diviso 2 pi greco. Ed è questo che ci serve poi nella costruzione. Infatti, se andiamo a fare l'animate, dobbiamo dividere nelle parti uguali, n parti uguali che decidiamo noi, in questo caso sono 12. Poi next step andiamo a disegnare un cerchio con centro nell'origine del diagramma Y, X, e come avevo detto prima, il raggio è uguale all'alzata diviso 2 pi greco. Adesso vediamo se possiamo aumentarlo tutto questo. Questo qua spostiamo, vabbè, naturalmente. Questo è un cerchio, anche se in realtà non sembra, in realtà ipotizziamo che sia un cerchio nel centro o l'importante qua. Ok? Abbiamo disegnato, il raggio è 50 diviso 2 pi greco, 50 perché è l'alzata. Next step, andiamo a dividere in settori uguali. Ok? Dunque, anche qua in SOLIDWORKS è facile, possiamo andare a farlo in vario modo, anche tirare delle righe che siano poi angolarmente con una discretizzazione angolare uguale. Vabbè, a questo punto, next step è andare a tirare le corde tra punti specchiati. Dunque, questo non mi serve, questo. Da qui a qui sì, da qui a qui sì, tiro delle righe orizzontali. Queste righe orizzontali con la verticale centrale creano l'incrocio, crea un punto. A questo punto, da questo punto, soprattutto da questo, devo tirare, vediamo, io ho sbagliato adesso qua, andiamo qua, dal punto centrale. Vediamo se riusciamo, perché poi qui, da questo punto centrale dell'origine del mio cerchio, devo andare al punto dell'altezza massima. Ok? A questo punto devo disegnare tutte parallele partendo dall'incrocio con la verticale centrale e la orizzontale che ho creato. Questo qui, dunque tirerò una riga, ok, che è parallela a questa qua. Le tiro su tutti questi punti qua, ok? A questo punto ho in automatico la possibilità
mi rendo conto che queste incroci creano una linea che andrò a una linea, una curva che andrò a creare con la spine partendo dall'origine. Difatti andiamo next step, potremmo crearlo con la spline, anche se qua non si vede bene perché vediamo se io riesco a non si vede bene, andiamo a aumentare qua. Ok, un pochino meglio, vabbè. Ecco, più dovrebbe essere un cerchio, ecco, più o meno così. A questo punto questo cerchio qui, come abbiamo detto, dobbiamo andare a congiungere con la spline questo, poi arrivo qui, questa qui, quella più vicino, si incrocia in questo punto che è questo partendo da questo, ok, naturalmente con la iesima linea slant inclinata e la iesima vertical line, ok, però si vede facilmente da questo disegno perché comunque è una curva continua molto fluida e dunque devo seguire gli incroci che si creano. A questo punto il prossimo sarà questo che si incrocia con la verticale successiva e difatti eccolo qui. Poi il successivo sarà questo che si incrocia con la terza e difatti così. Andando avanti in questo modo qui io riesco a crearmi la mia curva cicloidale. Una volta che sono qui, vado avanti, disegno un orizzontale, la discretizzazione, qui abbiamo detto 150, arriverà più 30 e dunque arriverà a 180. E poi si comincia a rifare di nuovo per la discesa, n divisioni che possono essere differenti dalle n precedenti, si crea questo cerchio, questo qui, sempre col e questo qui adesso è un po' eccolo qua 2 pi greco l'altezza diviso 2 pi greco si tira poi vediamo se riusciamo si tira molto semplice la linea si divide in dobbiamo dividerlo in n divisioni tiriamo l'orizzontale e poi tiriamo una linea da qui a qui. E poi tutti i punti di incrocio che abbiamo su questa linea qui tireremo delle linee parallele alla linea che abbiamo appena tirato da questo punto a questo. Andiamo a vedere, poi dividiamo in n archi di cerchio uguali. Vediamo, andiamo a vedere qua che magari si vede meglio. Ok, abbiamo diviso in n cerchi, archi di cerchio uguali, next step, tiriamo le orizzontali, next step, tiriamo, all'inizio direi di tirare da questo punto centrale al punto finale e poi tirare con la squadra, ma con SolidWorks, perché questo diventa molto utile facendolo con SolidWorks, dicendo questa linea è parallela a questa, in un attimo si fa, ecco. E poi si va a aggiungerli, a connettere questi punti con una spline. Naturalmente in solido c'è quel problema lì della spline che sarebbe meglio fare con la spline di stile, perché così diventa più parametrico, però vabbè, se non si può con la spline tradizionale, però quella bisogna stare attenti che quando cambiamo qualcosa potrebbe dare dei risultati non attendibili, ecco, potrebbe non congiungere i punti con una spline, ma creare magari una gobba perché non è completamente vincolata è un po' flessibile, ecco, e dunque invece la spine di stile, se si riesce a vincolare bene, risulta parametrica e dunque cambiando mi mantiene la fluidità della spline fondamentalmente. Poi vado, next step, e qua dunque ho creato, vediamo, ho creato perché creo l'altro, l'ultimo duel, che
che naturalmente era da 280 a 360, e sono a posto. A questo punto vado sul Kind Profile, faccio su Displacement Graph, Draw Kind Profile, disegniamo l'arco di cerchio di base che corrisponde a questo, a questa linea qui, ok, e poi andiamo a suddividere nelle parti uguali con i raggi variabili, con i raggi che sono raggio base più la misura y che troviamo da qui. Comunque bisogna andare a misurare, o se no si può in solido semplicemente dare l'uguaglianza, che è molto più semplice. Next step, a questo punto li congiungiamo con una spline, andiamo a disegnare l'arco di cerchio come facciamo di solito, facciamo la stessa cosa tornando indietro, andiamo naturalmente raggio base più la y che andiamo a misurare da qui sul display diagram, da qui a qui, e poi andiamo a disegnare la spline e poi andiamo a disegnare l'ultimo arco di cerchio. A questo punto andiamo sulla rotazione e andiamo ad animare la cam, e dunque questa è una cam con tratto di salita e il tratto di discesa cicloidale. Vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci.